Si è svolta a Bisegna, nella Valle del Giovenco, una fiaccolata in ricordo di Juan Carrito, l'orso investito e ucciso lungo la strada nei pressi del cimitero di Castel di Sangro. L'iniziativa è stata ideata dalle organizzazioni di volontariato che operano nella zona e dal comune di Bisegna, che da tempo ha nei cartelli stradali d'ingresso la scritta Paese dell'Orso. Iniziativa nata, come dicevo, del tutto spontanea, senza alcun obiettivo specifico. L'idea era quella di manifestare questo nostro dispiacere nell'apprendere la morte del povero Juan Carrito. Questa è l'iniziativa, quindi era aperta a tutti per una discussione senza fini di lucro, senza fini di pubblicità. Come vedete, il paesino è talmente piccolo che non è che noi vogliamo approfittare di questa cosa per... E purtroppo Juan Carrito e Amarena, che era la madre, sono nati qui, sono vissuti qui fino a 2 anni. Poi, diciamo, le vicissitudini, come è scritto da qualche parte, lo hanno portato fuori da questo territorio. Fuori dal territorio, la sua missione probabilmente era quella di smuovere le coscienze, e quello è riuscito a fare Juan Carrito. Bisogna capire che dobbiamo abituarci alla presenza di questi animali. Anche gli orsi probabilmente a torto vogliono vivere con gli umani, e Juan Carrito ne è la dimostrazione. Speriamo serva a qualche cosa, diciamo, la sua morte. Questa manifestazione è importante perché è un momento per ragionare un po' su come possiamo convivere insieme all'orso e a tutti gli animali del parco, come tutelare loro e tutelare noi. È un momento triste, però sicuramente ci potrà aiutare a non... a fare in modo che non succeda più. La fiaccolata in ricordo di Juan Carrito si è svolta lungo un percorso di circa 2 chilometri, denominato Sulle tracce del figlio di Amarena, da Bisegna a San Sebastiano dei Marsi. È una tragedia che si poteva benissimo evitare, come è difficile anche evitarlo, perché comunque una convivenza tra animale e uomo è complicato da affrontare e da risolvere. A noi ci è dispiaciuto perché l'abbiamo visto arrivare piccoli, tutti e quattro, l'abbiamo visto crescere, abbiamo visto come si faceva il bagno, abbiamo visto arrampicarsi alle piante di ciliegie per mangiare le ciliegie, quindi è una cosa che ci ha toccato proprio l'anima. Io sono qui, mi sono fatta tanti chilometri per essere qui, perché penso che questa fiaccolata, che è un funerale per il nostro Carrito, debba essere anche il funerale per quei nostri orsi trentini che non hanno avuto nessun compianto e nessun cordoglio. Grazie abruzzesi, grazie forestale di Stato.